qui siamo davanti a Palazzo Te, che è un gioiello assoluto, una cosa meravigliosa. Allora, il merito di Palazzo Te è di due coetanei, nascono tutti e due più o meno nel 1500, due compagni di merende che si ritrovano molto bene assieme, due buontemponi, ed erano Giulio Romano da una parte e Federico II Gonzaga dall'altra. Federico Gonzaga, tornato a Mantova, chiama Giulio Romano e si fa costruire qui, a due passi dalla città, su quella che una volta era un'isola tra le paludi, un palazzo un po' pazzo. Palazzo dei dolci inganni, già inganna il nostro occhio. La vista, vedete, ripresa così ad angolo, ci fa sembrare più grande il palazzo. Già da allora l'effimero, l'apparenza, modernissima questo concetto qua, eh? Cesi, scusa, perché dici che questo è un'architettura da matti? A me sembra tutto a modino, tutto un bel palazzo. Lui fa il passo oltre la classicità, intesa come intoccabile metro di misura più morale che non reale, diventa un modernissimo. Colonne finte, timpani spaccati che non reggono nulla, bugnati simbolici, tutta apparenza. Questo è l'ingresso ufficiale della villa, del palazzo, e si chiama Loggia delle Muse. Loggia delle Muse, il biglietto da visita di Gonzaga. Perché? Perché Gonzaga, che diciamo, no, insomma, la nobiltà se la sono conquistata con gli intrighi e con le lotte, volevano dimostrare che erano una famiglia bene. Allora, questa è la sala dei cavalli. La sala, l'unica ad essere chiamata sala, l'ambiente più grande di tutto il palazzo, qui si ascoltava musica e si poteva anche ballare. Guarda, hanno fatto una specie di omaggio ai loro cavalli. Loro combattevano e il cavallo era un'arma da guerra fondamentale e i Gonzaga erano grandi allevatori di cavalli, grandi, addirittura hanno selezionato delle razze. Tra l'altro il tuo Giulio Romano qua mi sa che inventa la fiction, cioè qui sembra tutto vero e invece è tutto finto. Invece è tutto finto. Guarda là cos'è? È un finto bronzo con le fatiche di Ercole, qui l'architettura lui la dipinge, vedi queste lesene binate, scanalate, capitelli di ordine corinzio, qui nasce la scuola dell'inganno dell'occhio, guarda come sono belle queste. Questi marmi sembrano veri, come sembrano veri i cavalli appoggiati davanti a queste finestre. Qui ha sviluppato la grande passione dei cavalli. I cavalli, il lavoro. E qua che grande passione avrà celebrato? Fammi indovinare. La sala di amore e psiche. L'amore sicuramente, vedi, nel registro che gira tutti intorno c'è scritto il motivo per cui è stato costruito Palazzo Te. Federico II Gonzaga, quinto marchese di Mantova, capitano generale delle Repubblica Fiorentina del Papa, per l'onesto occio. Quindi si viene qui per mangiare, sì, fare una passeggiata, sì, per pranzare. L'ha detto in latino, per insomma. L'amore. Sala dei giganti. Sala dei giganti. Non c'era il teatro, ricordati, non c'erano gli effetti speciali, questa è la prima opera. Li hanno inventati qua. Di scenografia al mondo siamo nel 1530. Poi anche l'acustica è particolare, giusto? Non ci sono angoli e spigoli, il soffitto è fatto come se fosse un panettone, la volta di un forno, un intercapedine che gira tutto intorno, che fa andare il suono in diagonale. Quindi hanno inventato un'acustica particolare, in pratica il Dolby Surround, qui quando parli tutto rimbomba, tutto si insegue. Lo spettatore che entra si sente coinvolto in questo crollo, ha l'impressione che pezzi di roccia, pezzi di trabeazione gli cadono addosso, dopodiché segue il sorriso di chi ha capito che tutto questo franare è finto, non può far male. Ho capito, hanno inventato anche il 3D. E intanto che c'erano, hanno fatto anche un piacere a Carlo V. Giove, assalito dai giganti, rappresenta l'imperatore, minacciato dalla nobiltà e dal Papa. Celebrando e ospitando Carlo V con questa bella sviolinata, il Gonzaga fa carriera. Dei disegnini, peraltro meravigliosi, qualche escort, un tradimentino, cose del genere, diventa duca. Questa è la modernità del Cinquecento. Sì. No, bei tempi. Qui siamo finalmente nel giardino segreto di Palazzo Te.
diciamo la verità, perché si fa un giardino segreto qui Federico II? Allora, questo giardino qua, ho letto dei pettegolesi storici, in realtà se l'è fatto per stare ancora più per i cavoli suoi, perché l'amante la lasciava là, qui ci veniva lui da solo a esprimere la sua filosofia di vita. Secondo me lui veniva qui, guarda, questo qua raffigura Bacco, e si prendeva delle gran balle di vino. Dai, e stava con gli amici maschi. Il solito materialone. Vabbè, sì, noi mantovani siamo così, Federico non ce la racconta mica.